sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Carissimi amici, siamo qui dinanzi a questo grande giorno della festa dell'esaltazione della croce, in questo testo che abbiamo ascoltato, che culmina nella grande dichiarazione, una dichiarazione di fede e di amore di San Paolo. Per me vivere Cristo e morire un guadagno. Il centro di questo brano è il suo culmine, ed anche ciò che dà senso a tutto quello che l'Apostolo dice. Inizia ricordando che c'era e c'è gente che predica Cristo non con buone intenzioni. Quello che sta dicendo San Paolo può lasciarsi un po', come dire, un po' stupiti. Ma c'era gente allora che gli faceva concorrenza. Se ne parla di questa cosa, per esempio, se ricordiamo le ore sante dell'anno passato, la prima lettera ai Corinzi. C'era qualcuno che, e anche la lettera ai Galati, che faceva concorrenza a San Paolo, quindi che quasi per dispetto andava a predicare con le stesse persone con cui aveva predicato lui, per distoglierle, a volte per traviarle. È vero che una lettera ai Galati interviene dicendo: non dovete andare a seguire un altro Vangelo. E non lo diceva perché era geloso dei suoi concorrenti, per carità. Ai santi non gli importa niente di essere gelosi dei suoi concorrenti, ma gli importa però della salvezza delle anime. Se quello che viene annunciato non è il Vangelo di Cristo, ma un'altra cosa, bisogna intervenire. Però qui San Paolo dice: se annunciano il Vangelo di Cristo, ma lo facessero per quello che vogliono, quindi lo facessero anche per dare un dolore a meno, pensando di aggiungere dolore alle mie catene, come se qualcuno fosse più bravo di San Paolo, dovrebbe questo farlo soffrire. Io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene se qualcuno certamente annuncia Cristo, non qualcos'altro. Poi, se non lo fa con rette intenzioni, queste sono cose che se la vedrà con il nostro Signore. E guardate anche la sapienza dell'Apostolo, no? Dice, anziché attristarsi che c'è qualcuno così meschino da fare queste cose, dice: no, tutto questo servirà alla mia salvezza. Tutto questo servirà alla mia salvezza. Quindi questo il Signore lo permette per la mia santificazione. E ciò grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Ecco, detto questo, dice: guardate, io confido sempre che il Signore sia glorificato nel mio corpo, sia che io vivo che io muoia. E dopo c'è la grande frase: per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Frase in cui tutti quanti noi, ecco, tra poco staremo a cuore, in silenzio, senza mediatori, davanti a Gesù Eucaristia. E ci possiamo interrogare anche dialogando con Lui. Potrei io dire con San Paolo: per me vivere è Cristo. Cioè tutto quello che penso, tutto quello che faccio, tutta la mia vita, le scelte, sono ispirate, orientate, fatte insieme o per amore di Lui. Il morire un guadagno, San Paolo qui di fatto dice: noi non vedo l'ora. E com'è il nostro rapporto personale con sorella morte? Proviamo a pensare, se qualcuno ci dicesse: domani mattina non ti svegli, goditela bene sto la santa, perché la prossima che vivrai sarà in un'altra dimensione. Che facciamo noi? Diciamo a Don Leonardo, dopo la santa, di suonare le campane a festa, oppure ci agitiamo un po'? Quando una vita cristiana è degna di questo nome, cioè qui noi stiamo in esilio, dice altrove San Paolo in quella bellissima lettera che io la leggo spesso durante i funerali: finché camminiamo nel corpo
siamo in esilio lontano dal Signore, cioè che dopo un po' uno si stufa, no? Ma quando finirà questa cosa qui? Sì, per carità, Signore, io se devo servire rimango pure qui, però prima finisce meglio è. Quando non si pensa così, a volte c'è da dubitare che si creda veramente che Gesù Cristo esiste, che Gesù Cristo è Dio, che esiste la vita eterna, che c'è il paradiso e che nel paradiso... Oggi stavo ricorreggendo una parte del prossimo libro che sarà pubblicato, di Nuovissime Parole del Paradiso. Mi sono rivelte quelle benedizioni di Papa, che era Benedetto XII, credo. Che... Ma guardate, una cosa stupenda quando descrive la visione beatifica, che soltanto per leggere quella cosa viene voglia di morire a 5 minuti. E poi San Paolo dice, vabbè, facciamo così. Se io devo rimanere qui perché voi avete bisogno della mia presenza, del mio apostolato, dovete crescere ancora un po' nella fede, e va bene, volentieri. Ma il rimanere qui è un sacrificio, non è che una cosa, diciamo, meno male è andata bene, va, ci siamo rimandati un pochino l'appuntamento con la morte. No, no, è un sacrificio, motivato certamente dal progresso e dalla gioia della vostra fede. E detto questo, conclude, ecco, con una piccola esortazione, che anche questa può e deve diventare oggetto della nostra preghiera personale, no? Comportatevi da cittadini degni del Vangelo. Questo è l'auspicio di ogni apostolo, di ogni sacerdote in cura d'anime, di ogni parroco. Perché nel caso che io venga, o vi veda, o che da lontano senta parlare tra di voi, che cosa mi piacerebbe sentire? Ah, che siete saldi in un solo spirito e che combattete un'animo per la fede nel Vangelo. Combattete un'animo per la fede nel Vangelo. Questa è la gioia di chi ha dato la vita perché altri possano incontrare e seguire Cristo, no? E senza lasciarvi intimidire nulla dagli avversari. Noi non abbiamo paura degli avversari del Vangelo, da qualunque parte vengano. Nessuna timidezza. Altrove San Paolo dice: il Signore ci ha dato non uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza, di forza. Noi combattiamo una buona battaglia della fede, certo contro i nostri nemici spirituali, per tendere alla santità e per non cadere nel peccato, ma anche contro gli avversari della fede, contro quelli che si pensano che possono sovvertire o mettersi sotto i piedi la santa e divina fede cattolica. Se lo vogliono fare, facciano pure, ma troveranno qualcuno ad opporsi a questa cosa, senza timidezza. E speriamo che in quel qualcuno possiamo esserci anche noi. Non è necessario essere apostoli o parroci o sacerdoti per questo. E qualora questo dovesse accadere, quindi che ci tocca soffrire qualche tribolazione a causa dei nemici della fede, ecco, ricordiamo queste parole. Vorrebbe dire che a noi è concessa la grazia non solo di credere in Cristo, e che è già una grazia che ci dovrebbe far camminare in ginocchio per tutto il resto della nostra vita, ma anche di soffrire per Lui. È un onore. Oggi è il giorno dell'esaltazione della Santa Croce. Ricordiamo che Gesù è andato in croce oltre che per tutti gli altri santi motivi che sono innumerevoli. Gesù l'ha detto perché è andato in croce, sono venuto per rendere testimonianza alla verità. E il motivo per cui Gesù è andato in croce è un motivo contingente, lo sappiamo, non c'è bisogno che lo dico, no? Lì non trovavano i testimoni in quel processo farsa che gli avevano fatto, perché era una farsa, non era un processo. E a un certo punto dice, vabbè, mo glielo chiediamo, vediamo se c'è il coraggio di dirlo davanti a noi. E Caifa gli fa la grande domanda, dice, senti un po', ma tu sei il figlio di Dio? Il figlio di Dio vivente? Dicelo un po'. E Gesù cosa ha risposto? Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza del Padre a venire con le nubi del cielo. Quindi
E sapeva bene che dicendo quella cosa avrebbe offerto sul piatto d'argento il pretesto falso per farlo condannare. Ma nessuna paura. Lui è stato il primo a soffrire per la verità. Immaginate se avesse potuto, se, cioè, è una bestemmia anche solo immaginarlo, no? Ma Gesù muore in croce da eroe, oltre che per tutte quante le altre sante motivazioni, come colui che non ha retrocesso nemmeno di un millimetro dinanzi al suo dovere, non solo di annunciare, ma di testimoniare la verità. Per questo sono nato e per questo sono venuto al mondo, dice a Pilato, per rendere testimonianza alla verità, e chiunque dalla verità ascolta la mia voce. E impariamo dal nostro Maestro. E adesso ci mettiamo un po' in silenzio. Davanti a noi. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento.